Ciao a tutti, questa è la confezione in cui viene fornito il nostro utensile. Questo è il nostro utensile vero e proprio. Qui in testa abbiamo il mandrino con delle, una volta svitato, abbiamo dei ricambi e questo porta utensile ne abbiamo tre con dimensioni del foro diverse. Dobbiamo inserire qua e poi inseriamo il nostro mandrino. Per tenerlo fermo abbiamo questo tastino che blocca la rotazione del mandrino. Qui abbiamo il tasto di avviamento, una pressione diamo a 5.000 giri, 10.000, 15.000 giri al minuto. Nella parte inferiore abbiamo la presa USB di tipo micro USB di ricarica. In confezione abbiamo una serie di utensili, delle fresoline, una punta, una smerigliatrice. Qui abbiamo degli abrasivi, anche qua in queste confezioni qua abbiamo dei dischetti abrasivi e in questo c'è una pasta. Vediamo assieme un po' come farlo, come funziona. Per testarlo ho preso un semplice contenitore di plastica piuttosto dura. Magari vado a montargli una punta, come dicevo, la inseriamo in testa. Andiamo a serrare il mandrino tenendo premuto il nostro tasto di blocco. Avviamo, metto a 15.000 giri. Diciamo che si è incastrata la punta, non, diciamo che sicuramente possiamo notare che non c'è troppa forza, nel senso che quando andiamo a premere un po', fare un po' di pressione, andiamo a bloccare la punta. Ora vediamolo con magari una molettina. Mettiamo giù questa punta abrasiva. Blocchiamo. Può andare a 15.000 giri. Sommato utile, non ha molta forza e va benissimo per fare piccoli lavoretti. Cominciare a lavorare sul metallo magari comincia ad essere un po' troppo impegnativo per questo oggettino qua. Comunque tutto sommato carino e funzionale.